anche questa settimana ha diramato un comunicato stampa che appunto esponeva i contenuti di questo incontro. E questo comunicato è stato ripreso dai giornali, da molte testate online, ed è stato riportato correttamente. Il quotidiano Il Centro, che è quello poi più letto dagli aquilani, non capisco perché, ha comunque preso le parole che venivano riportate nel comunicato e le ha fatte dire al senatore Enzo Lombardi, le ha messe in bocca al senatore Enzo Lombardi. La cosa ci ha lasciato alquanto perplessi. Questo è successo l'altro ieri. Ieri abbiamo subito contattato Il Centro per chiedere spiegazioni che non sono arrivate. L'articolo era corposo, erano 4 colonne e non recava la firma, e abbiamo quindi mandato, come dire, una smentita, perché poi questo articolo, oltre a riportare queste parole nella persona sbagliata, non riportava nemmeno l'appuntamento di questa sera, tantomeno il nome degli ospiti. Quindi abbiamo mandato questa rettifica chiedendo appunto di pubblicarla oggi. Abbiamo visto che oggi non è successo, perché Il Centro ha semplicemente pubblicato un trafiletto minimo con l'orario dell'appuntamento e il nome delle persone che verranno, che sono adesso presenti. Chiediamo se è possibile delle spiegazioni su questo comportamento, perché insomma penso che anche il giornalista più sprovveduto non possa commettere un errore così grossolano, no? Va bene, grazie, passo la parola a Maria Giulia. Buonasera, buonasera a tutti. Io introduco, prima di introdurre gli ospiti, però mi fermo un attimo sull'ordine del giorno, su una parola che mi ha colpito in questo momento, cioè disagio abitativo dei cittadini e suo superamento. Naturalmente colgo l'occasione per la parola superamento per dire che la nostra assemblea, come le precedenti, non ha naturalmente questa pretesa. Nel superamento noi intendiamo un avvicinarci tra di noi, perché già essere vicini e comunque condividere un disagio che può essere di pochi e di tanti, io sono convinta che ci può aiutare perlomeno ad andare avanti in una lotta che sicuramente non è né di mesi né di anni. Oggi vogliamo parlare del disagio connesso ai problemi abitativi che ancora oggi, come vediamo, non sono stati superati, o almeno solo in parte. Sicuramente ne restano una parte minima in confronto a quelli che erano all'inizio della nostra tragedia. Per questo abbiamo colto l'occasione di invitare delle persone che noi più delle volte ascoltiamo o dai giornali o dai comunicati, e le vogliamo sentire qui questa sera, questo pomeriggio, qui vicino a noi. Chiaramente faremo delle domande che io spero siano sempre garbate, moderate, senza avere la pretesa che i nostri interlocutori possano in questa sede dare una benché minima risposta, perché è troppo grande il problema che noi di volta in volta andremo a prospettare. Anche le problematiche personali prego di esprimerle, perché noi siamo qui per questo, però cercando di farle con equilibrio, con la consapevolezza che comunque chi ci ascolta prenderà atto delle nostre domande, si farà portavoce e, anche se non in questa sede, sicuramente ci darà la risposta. Io vorrei presentare gli ospiti, però vedo che il presidente della Commissione Comunale di Garanzia del Comune dell'Aquila, Enzo Lombardi, ci ha avvisato che porterà un ritardo, quindi ascolteremo altri ospiti. Lo stesso per l'assessore Pelini. E mentre abbiamo in rappresentanza del direttore civico del Comune dell'Aquila l'avvocato Vincenzo Calderoni, mentre per l'ordine degli avvocati sarà presente l'avvocato Ascenzo Lucantoni, l'avvocatessa Luisa Leopardi, l'avvocato Peretti. Ci ha confermato la presenza l'avvocato Petullà, che ascolteremo o alla fine oppure a seconda di come si presenteranno le domande. Colgo l'occasione per dire che il prossimo intervento sarà dell'amica Pina Lauria, che di per sé è un intervento ma già foriero di una serie di domande.
Per cui, se i nostri ospiti vorranno rispondere alle domande della nostra amica man mano che si presentano, lo potranno fare subito e noi saremo qui per prendere gli interventi di tutti i presenti, che sempre come ho pregato dovrebbero essere brevi nel tempo, concisi e soprattutto chiari e anche cortesi. La cortesia è una cosa alla quale teniamo particolarmente in questa assemblea. Vi ringrazio e do la parola all'amica Pina Lauria. Grazie. Allora, come diceva Anna, in questa assemblea affronteremo dei problemi molto complessi e per tanto aspetti molto molto delicati. Allora, io ho preparato una piccola relazione che andrò a leggere, o comunque mi aiuterò nella lettura, cominciando ad evidenziare un passaggio del comunicato stampa e del volantino che invitava alla partecipazione a questa assemblea. A 2 anni di distanza appaiono difficilmente tollerabili i troppi episodi che vengono riferiti di comportamenti irrispettosi e gratuiti da parte della struttura gestione per l'emergenza. I cittadini assistiti non dovrebbero mai essere considerati da parte di nessun operatore della catena come non aventi diritto al rispetto umano dovuto all'individuo, alla famiglia, alle forme in cui ritengono di organizzare la propria vita o il tempo libero. Non garantire la corretta assistenza al cittadino per timore di infrangere ordinanze o decreti o spesso coprire errori burocratici non ci sembra la via migliore per evitare malessere sociale, conflittualità e infine per evitare una deriva giudiziaria che affosserebbe definitivamente la nostra città. E concludiamo questo comunicato quasi con un appello: i problemi di uno sono e saranno comunque i problemi di tutti. E per tornare adesso al contenuto di questo primo intervento, vogliamo appunto mettere in evidenza come sia in atto quasi una deriva burocratica. Faccio degli esempi. Viene detto di lasciare entro 30 giorni gli alloggi senza ascoltare alcuna ragione del cittadino che magari chiede qualche giorno in più. Questi alloggi, chissà perché, poi rimangono liberi, non assegnati, per mesi e mesi. Ci sono state delle sentenze del TAR favorevoli al cittadino, così come ce ne sono state alcune sfavorevoli. Per le sentenze favorevoli al cittadino, la SGE si è appellata al Consiglio di Stato. E quindi in questo modo non ci troviamo più davanti a dei casi singoli che interessano individualmente alcuni cittadini, perché sappiamo che la sentenza del Consiglio di Stato, qualunque essa sia, farà giurisprudenza. E quindi questa grande questione non può essere gestita in solitudine dal cittadino chiamato presso la magistratura superiore. Riteniamo che se ne debbano far carico, e a questo punto usiamo dire come scelta politica, il commissario alla ricostruzione e la stessa amministrazione comunale, con la quale peraltro l'assegnatario sottoscrive un contratto di comodato d'uso gratuito. Ed allora qua viene la prima domanda. Ci chiediamo perché, nella considerazione che di contratto si tratta e quindi con la nascita di un rapporto di tipo civilistico tra due parti in causa, l'assegnatario ed il comune, i cittadini vengono chiamati dalla struttura gestione dell'emergenza che fa capo al commissario alla ricostruzione. Ci chiediamo ancora perché questo continuo recarsi al colloquio per la verifica dei requisiti, con la richiesta di portare la documentazione che ognuno di noi ha già portato al momento del colloquio, ed è la stessa documentazione che ognuno di noi
aveva fino alla data del 6 aprile 2009 e diventa una vera e propria caccia al tesoro, fra l'altro costringendo le persone ad entrare in casi inagibili e pericolanti. Quando viene chiesto, come è accaduto negli ultimi giorni, a cominciare dal 6 aprile 2011, di integrare la documentazione, ad esempio, con le bollette dell'acqua di 6 mesi antecedenti al sisma, con l'invito, che suona come una minaccia, di adempiere entro 48 ore. E tutto questo dopo che quegli stessi documenti sono stati presentati al momento del colloquio e dall'esame di quei documenti è scaturito un verbale di assegnazione positivo e sono 2 anni che questi cittadini sono in questi alloggi. Viene chiesta sempre in questi giorni agli assegnatari la corrispondenza ricevuta fino al 6 aprile 2009, non ricordando la struttura gestione per l'emergenza che in sede di colloquio nel 2009 ai proprietari residenti nella casa classificata E come da documentazione presso l'ufficio anagrafe del Comune dell'Aquila.